Allora, dicevo, domani ci facciamo dalle fotografie, ci facciamo i commenti. Siccome siamo un gruppo abbastanza piccolo, possiamo. Ah, ce l'hai tutte. No, poi domani penso che avranno un'immagine quasi raddoppiata, perché Sì. A purtroppo il pomeriggio che ore iniziamo domani? non arrivo. Poi iniziamo Sì, domani dobbiamo iniziare alle 9. Allora, iniziamo alle 9. Iniziamo con questa cosa di slide e le fotografie e vediamo quali sono le problemi, opportunità che ci sono e problemi che ci sono. Problemi tipo fidarsi di chi entra, scegliere il posto giusto, vedere quante persone possono entrare rispetto a quante persone già ci sono, cioè quelli che sono. Io ho un balcone, ne faccio entrare 10 amici, quante altre persone possono far entrare? Poi ci sono anche problemi di come convincere, cioè come far diventare questo progetto reale, nel senso che se noi vogliamo convincere qualcuno dobbiamo dare dei numeri, dobbiamo dire la potenzialità di questo progetto è 1.000 persone, 10.000 persone o 1.000 euro o 100.000 euro, non lo so, non ho idea di quanto possa essere. Dopodiché possiamo anche cercare di fare degli scenari su come questo servizio possa essere organizzato. Gli scenari possono, cioè la maniera in cui lo farei io, quantomeno, è prendere due o tre diversi punti di vista. Per esempio, il punto di vista di quello che viene a vedersi la sfilata, cioè dello spettatore, e poi il punto di vista anche di quello che ospita. E cercare di capire come il servizio si possa organizzare. Come, che storie ci possiamo scrivere su queste persone qua. E dopodiché dalle storie proseguiamo come abbiamo visto prima. Sarebbe, non so, cioè, stavo immaginando, per fatto il conto del. Adesso ci sono per esempio quelle possibilità di fare caso, le foto sferiche, oppure anche, non so, si possono fare delle foto, cioè avere un nastro di tutto il prospetto, cioè, di tutto un lato e di tutto l'altro, no? Quindi io come se. Cliccare dove vuoi stare. No, a parte quello, per esempio, sarebbe anche carino avere su una piattaforma che utilizzeremo, cioè questo nastro, come se va continuamente. Però potrebbe essere anche utile, diciamo, per noi, domani, mettiamo cosa così, e io mi faccio i conti di quanti posti ci sono. Col Google Street View lo puoi già fare. Ma si potrebbe anche fare graficamente, cioè se non troviamo proprio il Eh nastro no, della. perché cioè, Google Street View, sì, lo fai. Ah, tu dici, faccio degli screenshot uno a fianco Sì, all'altro. sì. No, ma te tu cosa vuoi. Però per domani No, non ce la io no, no, facciamo, no, le dico, dico. no, io voglio avere un'unica immagine che hai fatto, è una foto. E vai troppo stretta il cuore, non la vedi. No, però potrebbe non essere una foto, potrebbe essere un disegno. No, ma cosa. Potrebbe È essere un probabile. disegno. No, ma io una foto no, cioè se io attacco. È probabile che esistano già dei prospetti così fatti, non so, tu sei architetto, può darsi Sì, che qualcuno l'abbia già probabilmente ci fatto, siano, quantomeno nel probabilmente. corso, Cioè, se io ho tesi di per laurea, magari. esempio. Stai parlando dei disegni, secondo me. No, Ma magari tipo, per esempio, potrebbe essere. Claudia Castellana, che tra l'altro domani dovrebbe venire, lei dovrebbe avere tutto il prospetto di un lato e dell'altro. Però, per esempio, immagino, dico cosa, uno si mette in macchina, no? Magari la macchina col tettuccio. No, le fa una foto ogni secondo, no? Io poi le metto. Quella è No, street. bisogna farla, Eh cioè, sì, appunto. bisogna fare. Come? Dico io credo che lui voglia anche una foto di tutta l'altezza della base. Cioè, Certo, tu devi certo. mettere la base, devi avere una foto realizzata. No, vedi anche sopra. Vediamo che Cioè, cosa tanto viene. potrebbe essere. Ma non ci sono palazzi alti 7 piani. Cioè, io penso che Giovanni voglia giusto Sì, una esatto. fotografia, cioè una striscia Sì, e poi una foto. non mi interessa nemmeno che sia a chissà Una striscia. quale livello di Secondo me fruizione. la striscia deve essere disegnata per essere praticata. E poi tu ci zoomi e sopra, immaginiamo come striscia, sopra c'è lo zoom e diventa foto. E c'è la foto del palazzo. Poi sotto lo vedi come un'infografica, no? Che ci si sposta. Sì, no, Potrebbe era. essere anche. Altrimenti non capisci, perché se vedi tutte le foto da capo all'altro diviene una striscia che proprio così la scala. No, vabbè, ma io cioè, la Può essere ingrandisco anche e mi scorre sul messo mondo. lì. Poi invece non essere quello che è pianta, Non si collega. Cos'è che hai? Grazie.
ma per esempio per il concorso il fatto di prendere del centro storico, magari uno c'è di dell'intero aspetto di tutto. Però diciamo che è più facile farla graficamente che fare una foto proprio, perché la foto devi fare innanzitutto la foto porta per bene di tutto e viene deformata, devi correggere la deformazione, devi correggerla, è un lavoro. Beh, sì. Già sta, oppure, oppure con un drone, magari col drone, ma anche degli amici. Sì. Diciamo che quello che potrebbe servire a noi. Guarda, sempre se non so. Quello è Street View? Sì. Secondo me, no, però secondo me se per esempio noi domani non abbiamo bisogno, cioè non riusciamo a fare tutto questo, no, però se domani prendiamo un pezzettino, tipo due palazzi, e cerchiamo di capire su questi due palazzi che tipo di capienza ci può essere, sì. E allora riusciamo anche a fare un piccolo modello per dire su questi due palazzi ci entrano il 20% di persone. Esattamente, io quello volevo fare, cioè domani volevo fare un campione, cioè prendere un modulo, cioè fare una sezione, dire quella là, cioè in questi 30 metri ci vanno queste persone qua. Sì. Poi mi concedo un margine di variabilità del 20%, 30%. Qualcuno c'ha per caso delle fotografie di carnevale? Sì, vabbè, ma anche se vai su... Quando vai su fotografie di carnevale, il palazzo all'angolo, quello della San Nazaro, per esempio, c'è sempre. Ah, e sì. Vedi quante persone stanno sui balconi. Sì, sì. Comunque c'è anche un problema di sicurezza, più che vedere qua. Però... No, è la capienza dei balconi, c'è un tot di persone al metro quadro. Ad oggi, se qualcuno invita a casa propria 15 persone... Vabbè, però, se dovesse succedere... Lui dice sicurezza statica. Sì, ma il progetto lui dice sul progetto. Ah, certo. Lui dice la sicurezza statica. No, quello sì. Cioè, meglio una persona, meglio il turista in meno che si una cosa. No, no, quello sì, cioè, però dicevo come se il discorso è che noi tu devi dire, cioè noi dobbiamo stabilire dei nostri, allora ecco, la situazione dovrebbe essere di questo tipo, cioè noi dovremmo stabilire dei nostri standard di capienza massima. Cioè noi dobbiamo dire per quanto riguarda il progetto in quel balcone non mi metto più persone. Ma lo fai secondo me prendendo il balcone e destinando, cioè vedendo quanto è lungo, dici ogni 60 centimetri. Certo, perché sì. se poi sei tu. 60 centimetri penso che ricada. Sì, perché se poi sei tu. La portata. Infatti c'è il rigido di sisteggiato questo caso. Basta che vedi l'area, poi l'indice. Eh sì, dico però piuttosto che prendere foto dove ci siano balconi stragati. Quello non è questo. Ma tu riesci a recuperare l'indice di... Ma secondo me là però andiamo troppo sul tecnico, perché queste cose qua servono quando tu vuoi dimostrare e puoi trasformare questa cosa in numeri per dimostrare la fattibilità di questa cosa. Però quando al momento, secondo me, questo è un fatto tecnico. Secondo me noi prima dobbiamo capire è fattibile dal punto di vista proprio culturale, sociale. Come lo rendiamo fattibile? La cosa che diceva Paolo De Tommaso, diceva io ho l'argenteria a casa e se viene qualcuno che io non conosco, abbi pazienza, non lo faccio entrare. Se viene l'amico dell'amico lo faccio entrare. Questo ha dato proprio un'indicazione bella precisa, ha detto queste sono questioni di trust, di fiducia. Come costruisci tu la fiducia per queste persone? Se uno è prenotato da Hong Kong, come faccio io a fidarmi della persona di Hong Kong? Che cosa... Mi sta entrando in casa la mafia cinese. Sì, che cosa mi dà questa persona, per esempio? C'è qualche cosa che questa persona mi può dare in garanzia? Per cui se io ho dei danni vengono... D'altra parte non è facile da capire, perché io dico vabbè, dà la carta di credito, va bene, allora io poi dopo faccio entrare questo qua, poi dico ah, mi hanno fregato l'argenteria e vado con la carta a rivalermi sulla carta di credito di questo. Quindi ci vogliono dei meccanismi di fiducia
che si devono creare, che possono essere di vario genere, possono essere anche, tipo, ne dico uno per dirne che magari non funziona per questo fatto qua, il fatto di dire sì, mi fido di questo perché altre 10 persone si sono fidate di questo. Tipo advisor. I referee systems che funzionano molto bene per Airbnb, in cui io sono ospitato da qualcuno, dico questo è veramente un buon servizio, bravo, e questo qua però mi fa anche la referenza a me e dice questo è stato un bravo ospite, non è che mi ha distrutto la casa, cioè. No, anche no, su chi è ospitato. Cambia sempre. Difficilmente ritorna, sì, però è anche vero che l'ospitato a quel punto può dare anche la carta di credito se si può fidare di qualcuno. Cioè, l'ospitato. Diciamo, molto spesso l'ospitato, cioè l'ospite, una volta, però torna più volte, una volta, tre anni. Sì, infatti. Sì, sì. Poi, per esempio, c'è un altro fatto, un'altra cosa. Noi stiamo vedendo una cosa uno a uno, cioè io scelgo il posto dove devo andare, mi piazzo là e mi vedo tutta la sfilata. Però ci sono alcune persone che possono dire ma io me lo voglio vedere la sfilata un pochino anche a livello del corso, per esempio andare su e giù. Allora posso avere una carta che mi dà la possibilità di accedere a 2 terrazzi, a 3 terrazzi, così? E in quel caso... Cioè, esatto. Dei musei anche in una città, no? Anche sì. I musei, ma proprio quando entri in una sala, per esempio, esatto. No, ma aspetta, ma tu in realtà là dentro gli metti, se diciamo il Casa Farinella, no? La biblioteca, quella ha un costo o è gratis? È volontario. Però dico, se come dovrebbe essere, Putignano avesse dei servizi aggiuntivi di visita, c'è questa specie di museo, ma può essere anche il ticket del pranzo medievale, la volta che c'è il pranzo medievale, tu gli dai un ticket che prevede dentro anche, oppure può essere anche il biglietto delle grotte di Putignano, per dire, no? Sì. O al limite anche di Castellano, a un certo punto, insomma, tu gli, o la visita guidata al centro storico, cioè tu il pacchetto lo puoi corredare di un'altra serie di servizi che possono rendere l'esperienza, cioè non solo legata alla sfilata, ma al problema che quel carnevale ha, che è quello di riempire tutto il vuoto intorno alla sfilata, diciamo. E fra l'altro un altro modello che potrebbe essere interessante, che è parallelo alla sfilata, è per esempio quello del Salone del Mobile di Milano, che c'è la fiera del mobile vera e propria, che sta in un posto, tu paghi per entrare eccetera, però in tutta Milano ci sono altre persone che espongono dei mobili e creano delle che poi questa cosa può succedere, perché per esempio quando fanno il carnevale stesso, oppure mi ricordo che l'anno scorso che c'era il funerale del carnevale, quel tipo come si chiama, un ragazzo che aveva aperto uno iuso e aveva fatto, ha messo la bara col porco che impersonificava il carnevale dentro, dietro a Santa Chiara. Quel ragazzo che fa le propaggini, ha creato la camera ardente del carnevale, no? Quel ragazzo che fa le propaggini, uno che. Oppure, che ne so, c'è il signore che fa i coriandoli, oppure andare ai capannoni, cioè comunque. Che sono comunque che appartengono tutte quante a un tipo di esperienza. Ma ci può essere anche, per esempio, il negozio degli abiti da sposa. Che organizza, che si prende un terrazzo di questi qua per far entrare gratis le persone sul terrazzo e espone gli abiti da sposa, oppure l'artigiano locale che espone anche sul terrazzo, che non è necessariamente sulla sfilata, può essere laterale da un'altra parte, però è parte della festa di carnevale che tu vai là e vedi come si chiama per cui attivare non solamente la linea del percorso, ma attivare anche delle cose che stanno un pochino più in là, come dicevi tu, però facendo in maniera che, dando la possibilità come si dice, anche ad aziende del posto di offrire degli spazi che poi diventano
spazi di rilevanti, perché uno che viene qua per la sfilata, sì, si vede la sfilata, poi dopo ci sono altre cose e magari può dire, ah sì, c'è anche la sfilata di moda sul terrazzo là, oppure ci può essere la... di solito comunque la giornata è sempre piena. Sì. È sempre piena, voglio dire, gli altri eventi collaterali ci sono già. Però è una giornata, uno può anche stare... No, se parli nel microfono, perché poi sì, lo non so. È perché non ci sentiamo. Dicevo... che ho detto? Aspetta. Dicevi che anche, ci sono anche altri eventi collaterali. Esatto, che di solito... Cioè, chi organizza, cioè la fondazione, ha già pensato a come diversificare l'offerta durante durante la giornata. Tra l'altro, l'evento che dici tu, cioè quello pubblicizzato da un'azienda, comunque sia, il fatto che siano sopra i terrazzi, rispetto a un numero elevatissimo, cioè deve sempre o non essere gratuito, oppure sempre ad inviti, perché insomma il problema di ordine... Sì, vabbè, puoi anche fare... Secondo me puoi... Anche perché devi considerare che ci sono decine di migliaia di persone e quindi... Sì, però magari puoi controllare quello. Quindi, per assurdo, se il tuo evento è più pubblicizzato, o meglio pubblicizzato, di quello della fondazione, ti potresti ritrovare 2-3 mila persone che vogliono salire su un terrazzo. Questa è una esperienza. Sì, ma probabilmente ci dovrebbe essere qualche forma di controllo sulla sicurezza, nel senso che c'è qualcuno alla porta che vede ci sono 100 persone, da adesso in poi aspetta, facciamo uscire un pochino. Secondo me ci possono essere sistemi anche molto semplici di controllo della persona. Poi parlo del terrazzo, potrebbe anche essere a piano terra, potrebbe essere da qualche altra parte, nelle piazze, negli spiazzi vicino, che ne so, la piazza, adesso non si può accedere, ma la piazza Aldo Moro, dietro può succedere qualche cosa, oppure dietro nello spazio vicino al teatro può succedere qualche cosa, oppure in piazza del Plebiscito può succedere qualche cosa mentre giorno dopo. Poi anche c'è il fatto che tu dici sì, quella è una giornata, però uno decide di venire il weekend, ci sta il sabato e la domenica, e quindi il sabato c'è qualche cosa da fare, dorme la notte poi. Sì, quindi voglio dire, il progetto va oltre quello che... Potrebbe andare oltre e diventare una maniera per far utilizzare gli spazi del paese come una serie di eventi. A domani, anche perché così liberiamo lo streaming che ci sta accompagnando abbastanza oltre gli orari che avevamo considerato. Niente, quindi domani mattina facciamo un po' quello che ci avevamo detti e che indicavi tu con le prima, slide. Magari provando anche a fare all'inizio questa simulazione di capienza, diciamo, la facciamo su 50 minuti, diciamo, e poi immaginiamo come può svilupparsi su tutta l'estensione, quindi magari proviamo anche a dare dei numeri, quindi magari torniamo anche all'ultima parte che tu avevi inserito, una specie di business plan, poi immaginiamo di ipotizzarlo anche alla grossa, diciamo. E poi, come dire, anche quello sviluppo dei touch points, insomma, eccetera, eccetera, che serve anche un po' a dare un ordine a, perché stiamo continuando a mettere il cane sul fuoco. Io per questo voglio domani mattina voglio fare queste cose, però raccogliere anche a parte quelle che sono le opportunità, i problemi che possiamo incontrare, eccetera. Dopodiché, e questo lo facciamo tipo dalle 9 fino alle 10:30. Alle 10:30 cerchiamo di fare degli scenari e dire che succede se io voglio vedermi la sfilata e vengo per la sfilata, che succede se io voglio organizzare un evento all'Atere, che succede se io sono un proprietario di un balcone e voglio ospitare le persone, come faccio? E qual è la prospettiva per esempio di chi gestisce questa cosa qua? Cioè chi è? Mica può essere ogni proprietario del balcone a farlo, probabilmente ci vuole qualcuno che lo coordina, chi è questo che lo coordina, quali sono le prospettive, e quindi fare dalle 10:30 fino a mezzogiorno, cercare di fare due o tre di queste storie qua. Nel pomeriggio
possiamo lavorare sia sui touch point, cioè capire per esempio quali sono i touch point, può essere la card che ti dà accesso ai balconi, può essere il pranzo, cioè il fatto che vengano serviti dei drink, i tarallini, come si chiama, può essere qualsiasi altra cosa, come prenoti fra l'altro, come trovi indicazioni e così via. E poi un blueprint della cosa, che il blueprint facilmente si fa se riusciamo a fare le storie di tre o quattro attori chiave. Stavo pensando a un flash. Per la questione dell'affollamento, cioè della quantità di persone, si potrebbe pensare a un'app invece di fare il biglietto vero e proprio? Cioè, un'app che ti dica: quante guarda, persone? su quel terrazzo si sono liberati due posti, andiamo là. Oppure, sì. Si potrebbe fare, però ci vorrebbe qualcuno alla che porta che conta le persone che ci sono. Però, sì. Diretta è molto difficile questa cosa. Però controlli la quantità di sì, però magari se sì, no, nel senso che questa cosa magari la continuiamo nel letto delle quinte, sì. Chiudiamo e ci diamo appuntamento domani mattina alle 9. Grazie, ciao.